Allora, adesso vi parliamo di un bel progetto, lo avete letto nel filmato, Welcome, è un progetto di volontariato d'impresa nato per una iniziativa di un'agenzia di comunicazione di Parma con il sostegno del Centro di Servizio per il Volontariato d'Emilia. Trasformare la comunicazione nella prima e fondamentale forma di integrazione. Allora, io do il buongiorno ad Elena Dondi, che è la presidente di questo progetto. Raccontiamo innanzitutto come è nata questa iniziativa, dottoressa Dondi, e a chi è rivolta, ovviamente. Grazie, buongiorno e intanto grazie per l'ospitalità. Allora, il centro di servizi al volontariato ha proprio questo ruolo di sviluppare, promuovere il volontariato in tutte le sue forme. E una delle forme che abbiamo scelto, che abbiamo studiato, è il volontariato di impresa. Quindi il centro di servizi funge da mediatore tra il mondo profit e il mondo non profit. Quindi trasferiamo le esigenze dell'uno nell'altro, costruendo innanzitutto un linguaggio comune, condiviso, e poi trovando un progetto che possa sviluppare il valore condiviso. E in questo caso The Astor ha scelto un tema complesso, importante, urgente e anche controverso, che sono i migranti e l'integrazione. In questo progetto ha dimostrato molto coraggio e anche quanto abbia creduto e investito nella responsabilità sociale d'impresa, cioè quanto la consapevolezza di sapere quanto le imprese sono strumento di benessere all'interno della società, della comunità, quanto possono impattare all'interno del proprio territorio. E quindi questo progetto ha dimostrato anche come il volontariato d'impresa sia alla portata anche delle piccole e delle medie aziende, non solo delle grandi aziende che già conosciamo essere impegnate. Senta, voi siete alla conclusione, questo progetto Welcome è a conclusione di un triennio, giusto? Esattamente, questo si è concluso il terzo anno e anche la durata di questo progetto testimonia l'impegno, ma anche quanto si è effettivamente creduto. E anche nonostante ovviamente il Covid, hanno scelto sia l'azienda che i due centri di seconda accoglienza di continuare nella difficoltà anche dell'ultimo anno e nella difficoltà di un terzo anno. In questo terzo anno sono state messe a disposizione 540 ore dei dipendenti a servizio insieme nella collaborazione con i migranti. Bene, dottoressa Dondi, abbiamo concluso, però una domanda gliela faccio in un secondo. Quanti ragazzi hanno trovato lavoro fino ad ora con questo progetto? Cioè, mi basta un numero. Allora, due ragazzi hanno trovato un posto a tempo indeterminato perché nel progetto i dipendenti hanno messo a disposizione le proprie competenze comunicative per spiegare loro intanto come funziona la nostra città, ma anche come costruire un curriculum, come sostenere un colloquio di lavoro. Però il valore vero che abbiamo raggiunto, che è stato raggiunto da The Astor, intanto sono gli obiettivi di sostenibilità dell'Agenda 2020, Sì. dell'Agenda 2030, scusate, Sì. che sono la comunità sostenibile e la partnership per gli Certo. obiettivi comuni. Bene. Grazie allora, in Grazie. bocca al lupo, buon lavoro naturalmente. E Grazie. adesso